Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, come state? Spero tutto bene. Cambio di location, ancora non l'ho addobbata a dovere perché in realtà ho proprio deciso quest'oggi che tra pochi giorni, non so se questo video uscirà prima o dopo il mio rientro in Italia, però ho deciso di ritornare così all'improvviso per un 6 settimane in Italia, anche perché la mia situazione lavorativa è cambiata in senso positivo e quindi prima di iniziare comunque una nuova avventura, chiamiamola così, ho deciso di prendermi innanzitutto i giorni di ferie, che non ho mai preso un giorno di ferie da mai, praticamente da quando ho iniziato non ho mai fatto un giorno di ferie, quindi prendo tutte le ferie. E anche se in realtà io sarei potuto venire in Italia dal momento che posso lavorare da remoto, però per qualche motivo anche molto serio, per via del Covid, tra una cosa e l'altra, non sono mai stato nelle condizioni di poter tornare, quindi sono veramente felice di potermi ricongiungere per questo periodo con la mia famiglia e anche poter vedere amici che non vedo da più di 2 anni, perché sono più di 2 anni consecutivi che io vivo in Giappone senza mai andarmene, senza mai poter tornare in Italia, quindi sono molto contento di questa cosa. Per questo motivo purtroppo i nuovi video che registrerò prima della partenza, dal momento che ho un sacco di cose da fare, ho tutto ancora nelle scatole, non sarà addobbata a dovere, quindi sistemeremo la stanza poi al mio ritorno e nel mentre penso che mi vedrete girare, mi vedrete fare dei video dall'Italia, non so in che condizioni, non ho ancora deciso dove registrerò, magari farò dei video nella mia camera. In ogni caso, ragazzi, forse ho fatto questa premessa un pochino troppo lunga, però è davvero tanto che non faccio un video, sono davvero emozionato dal tornare in Italia, quindi volevo condividere con voi anche un po' della mia vita e perché mi fate sentire un po' come se foste parte della mia, perché ormai abbiamo questo appuntamento fisso tutti i giovedì e tutte le domeniche da ormai un bel po' di tempo, parliamo di crime, ci sediamo insieme, stiamo insieme quel quarto d'ora, 20 minuti, a volte anche 40, e quindi mi fa molto piacere portarvi un pochino della mia storia, anche oltre alle storie che racconto in questo caso. Prima di iniziare vi chiedo gentilissimamente di lasciare un mi piace e se volete anche un commento, perché aiutereste veramente tanto l'algoritmo ad indicizzare meglio i miei video, e vi ringrazio veramente tantissimo per aver scelto di essere qua con me anche oggi. Il caso di oggi ci porta in Corea e parleremo del caso di questa Happy Face Killer, quindi questo killer dalla faccia felice, e questo è il soprannome che è stato dato. Magari qualcuno, quando ha sentito parlare di Happy Killer, come non so adesso come metterò il titolo, però probabilmente il titolo di questo video sarà il Happy Killer coreano o una cosa del genere, e qualcuno magari avrà sentito già parlare di Happy Killer in relazione al caso di Case Jasper, che era appunto questo killer che sembrava veramente un buonaccione con questa faccia così allegra, un po' paffutella, e sembrava veramente un bravo uomo, quando poi si è rivelato essere tutt'altro. E veramente spesso devo dire che ci sono di quei volti e quelle fisionomie che ti fanno vedere una persona per un'altra, e poi si scoprono che magari determinate persone si possono macchiare di alcune cose veramente atroci. Questo case, non so se realizzerò un video, però forse probabilmente magari qualche altra collega youtuber o collega lo ha già realizzato, però era questo uomo che appunto era un uomo sposato, aveva una bellissima famiglia, però la notte andava a uccidere tutte queste giovani donne. Dovete sapere che c'è una storia e un caso analogo a questo per quanto riguarda la Corea del Sud. Di questo caso ne ha parlato la mia adorata Grace del canale di Gracie TV, e con cui spero che ci sarà un progetto, l'ho proposto, vediamo se riuscirà ad andare in porto, e comunque anche se non dovesse andare in porto è una youtuber che stimo moltissimo e quindi spero davvero che avrà tanto successo con qualsiasi progetto abbia intenzione di fare. In ogni caso il caso di cui parleremo oggi ha letteralmente scioccato la Corea, e il killer di cui parleremo si chiama Choi, spero di averlo pronunciato giusto. La cosa che ha veramente scioccato tutti è che nessuno si sarebbero mai aspettato da questo ragazzo che si potesse macchiare di crimini così assurdi proprio per il suo aspetto, che sembra un po' assurdo quanto veramente tendiamo per decidere magari come una persona sia in base all'aspetto, il che è una cosa che veramente spaventa. Però dovete sapere che
quanto veramente conoscete a fondo una persona, quanto potete dire assolutamente con assoluta certezza che una persona sia sincera. Sono quelle cose che ogni tanto devono farci pensare, perché a volte dietro magari questa faccia così allegra, così felice, magari si nasconde una seconda vita. Magari questa persona non è quello che sembra. Choi era un ragazzo di 31 anni che era descritto dagli amici come un lavoratore molto serio e sembrava una persona che faceva di tutto per far sì che le persone che gli stavano attorno e i propri cari potessero essere felici. Era un giovane ragazzo fin dai 20 anni che comunque si era impegnato sempre tantissimo al lavoro, aveva iniziato anche a lavorare per una di quelle company in cui, non so, delivering, in cui praticamente vi mandano dei pacchi a casa, eccetera, eccetera. E si era impegnato veramente tantissimo. C'è un suo collega che lo descriveva veramente come una persona che ce la metteva veramente tutta nel suo lavoro e cercava di aiutare la propria famiglia. Questo stesso collega ha anche detto che non si lamentava mai e che si impegnava al massimo. Era un ragazzo che, tra l'altro, durante le scuole superiori faceva parte del club di Westring e, benché non fosse particolarmente alto, era tipo 1,65 m, 1,70 m, non era particolarmente alto, era estremamente fisicato e anche molto forte, a detta comunque dei suoi ex compagni di classe, tant'è che aveva vinto anche molte competizioni e aveva ricevuto molte medaglie proprio per tutti i suoi traguardi che aveva raggiunto nel campo del wrestling a livello comunque di scuole superiori. Durante l'aprile del 2020 lui viveva assieme alla sua moglie ed entrambi avevano questa amica che chiameremo E, che era amica sia della moglie che di questo Choi. Sembra che questa E avesse aiutato in più occasioni la famiglia di Choi quando avevano dei problemi, soprattutto a livello finanziario. Tuttavia, un giorno, ad un tratto, sembra che questa E fosse completamente scomparsa. Nessuno sapeva dove fosse o che cosa le fosse successo. Da un giorno all'altro, questa E era completamente scomparsa. La polizia è andata ad indagare a casa della abitazione di questa donna, ma quando si sono recati su questa casa sembrava che non ci fosse nessuna intenzione da parte di questa donna di scappare o che se ne fosse andata, tant'è che c'era ancora la cena pronta in frigo che mai aveva consumato. Insospettita, la polizia è andata a un pochino cercare se c'erano dei footage nelle telecamere di sorveglianza e hanno trovato appunto delle immagini alquanto sospette di questa donna e anche una transizione di $500 che era stata fatta appunto a nome di E a Choi. Da quel momento in poi, dopo che è avvenuta questa transizione, sembra che questa donna non avesse più utilizzato alcun device o il suo cellulare. Dal video delle telecamere di sorveglianza si può vedere questa ragazza che è stata condotta all'interno di una vettura nera. Da un altro filmato si può vedere come questa donna avesse cercato di uscire dalla vettura, ma c'era come qualcuno che la stava trattenendo all'interno della vettura e non la lasciava scappare. Solamente 4 giorni più tardi, una donna che chiameremo B, è appunto di 29 anni, che sembrava fosse scomparsa in una situazione piuttosto analoga a quella di la ragazza E. Da ulteriori investigazioni è stato ritrovato il corpo di questa ragazza B, e la cosa strana è che B è stata ritrovata in un luogo che non era solita frequentare, e sembra che quel giorno che era scomparsa si sia dovuta vedere con una persona, con una sua amica, e poi da lì è scomparsa. Nessuno sapeva niente di lei perché non hanno trovato appunto il corpo qualche giorno più tardi. E anche qui ovviamente la polizia ha fatto varie investigazioni, hanno guardato molti filmati delle telecamere di sorveglianza e sono riusciti a trovare questa ragazza B, anch'essa all'interno di una vettura nera. La polizia ha continuato con queste investigazioni e è riuscita a scoprire a chi appartenesse quella vettura nera, e con sorpresa più o meno di tutti si è scoperto che quella vettura altri non era che di Choi, quel ragazzo dall'aspetto così magnanimo, appunto 31enne. E dovete sapere che quando questo uomo era stato chiamato appunto in caserma e gli erano state fatte una serie di domande riguardo alla ragazza E, mi sembra che quando poi si abbia lasciato quella caserma si sia recato appunto da B e l'abbia fatta fuori. Voi immaginatevi la polizia che vi fa delle domande sulla scomparsa di una ragazza e voi a 2 ore di distanza vi recate a far fuori un'altra vittima. Cioè, veramente assurdo. Come potete immaginare, tutte le
le persone che conoscevano questo Choi, inclusi i suoi colleghi, sono rimasti completamente scioccati, non potevano credere che un ragazzo così buono all'apparenza fosse in realtà una persona completamente diversa. In ogni caso, Choi, una volta che è stato messo di fronte a determinate prove, ha confermato di essere lui realmente il colpevole. Qui però è iniziato una serie di domande, una serie di investigazioni. Ci si è andati a chiedere come era possibile che questo Choi riuscisse a vivere questa doppia vita. Da una parte un uomo buono e generoso con la sua amata moglie, e dall'altra questo assassino spietato. Una cosa che ha fatto, diciamo, interesse era che in realtà il modo in cui era descritto da parte dei suoi colleghi di lavoro era ben diverso da come i suoi compagni di classe lo descrivevano. Infatti, andando un pochino a ripercorrere un po' la vita da studente di questo ragazzo, sembra che quando era piccolo era anche un ragazzo piuttosto magro e, come vi dicevo, non era particolarmente alto, e sembra che questo sia stato uno dei motivi che lo abbia portato a scegliere appunto impegnarsi così tanto nel wrestling, perché voleva essere più forte. Sembra che la sua forza sia stata ciò che gli ha permesso anche di diventare una sorta di gang leader all'interno della sua scuola. Sembra che una volta che era diventato così forte questo leader, nessuno poteva criticarlo in alcun modo. Alla minima critica che gli veniva mossa, o anche, se vogliamo, insulto, o magari, non lo so, gente che lo prendeva in qualche modo in giro, lui saltava su tutte le furie e picchiava i suoi compagni in malo modo. Tutti i suoi compagni, almeno molti di loro, avevano troppo paura a confrontarsi con lui e quindi cercavano di stargli alla larga o di non infastidirlo in alcun modo. All'interno della sua scuola era chiamato come il re dell'istituto, appunto perché tutti lo temevano, un po' per la sua forza, un po' per la sua ira, in qualche modo incontrollata. Inoltre sembra che molte ragazze lo abbiano descritto come un ragazzo che teneva dei comportamenti alquanto inappropriati e che sono state assalite più volte, e alcune di loro lo hanno descritto come un ragazzo che adorava le ragazze fin troppo, aveva proprio un'ossessione per loro e utilizzava anche una serie di termini che non erano molto carini per definire alcune di queste ragazze. Sembra che chiedesse a molte delle sue compagne di presentargliene altre, perché voleva sempre conoscere nuove ragazze, uscire con loro, frequentarle, avere insomma dei rapporti, eccetera eccetera. Poco dopo che si era diplomato, tra l'altro, ha anche avuto una ragazza per 3 anni con la quale si è frequentato, però questa ragazza a un certo punto lo voleva lasciare perché non riusciva a stare con lui, perché era troppo ossessivo, cioè continuava a telefonarle, era veramente pesante, penso, vivere con lui, e per questo motivo l'ha voluta lasciare. Lei ha cercato di lasciarlo attraverso un messaggio, però questo Choi non ne voleva assolutamente sapere di lei, e per questo motivo l'ha rapita e trattenuta nel suo appartamento per 6 ore. Ma a un certo punto comunque per fortuna l'ha lasciata andare, e è andata subito dalla polizia e lo ha appunto segnalato. E sembra che avesse ricevuto o che avrebbe dovuto ricevere una sentenza pari a 2-3 anni di galera. Tuttavia è riuscito a mediare con la famiglia di questa ragazza, anche perché ha detto che se non avesse continuando a telefonare a loro e cercando in qualche modo comunque di trovare una mediazione, quindi è riuscito ad ottenere solamente 6 mesi. Inoltre nel 2015, comunque una volta uscito anche di galera, ha anche rubato migliaia di dollari a un supermercato per il quale lavorava, per riuscire a pagare dei debiti che aveva in un casino per il quale aveva una specie di ossessione. Quindi vedete quante cose ci sono dietro a questo ragazzo e quante azioni piuttosto discutibili questo uomo stava commettendo, cioè questo ragazzo di cui probabilmente nessuno dubitava. Poco dopo, di lì a poco, è riuscito a sposarsi, ha trovato questa moglie e hanno iniziato ad uscire anche con un'altra coppia, una specie di amici. Questa è una cosa che è emersa più tardi, però sembra che questo Choi si fosse in qualche modo invaghito della moglie di questo suo amico, e che lo abbia condotto nella sua macchina
non è che l'avesse rapita, però nel senso l'aveva allontanata da lui, e nel momento in cui l'aveva allontanata da lui, questo Choi aveva confessato a lei quanto fosse, diciamo, interessato a lei, quanto le piacesse, avesse anche cercato di baciarla. Ovviamente questa donna lo ha rifiutato assolutamente, anche perché era sposata con l'altro uomo e non aveva nessuna intenzione di rovinare il suo matrimonio. Però sembra che anche se questa donna ha confessato il tutto al marito, non hanno mai sporto denuncia nei confronti di Choi, perché avevano quasi paura di lui, perché aveva continuato veramente a telefonarle ininterrottamente, cercare una mediazione, e aveva detto che se avessero detto a qualcuno questa cosa avrebbero pagato le conseguenze di ciò. Quindi un po' per terrore, un po' per altro, hanno semplicemente smesso di incontrarsi con questo Joy e è finita lì. Non c'è stato nessun intervento alla polizia, anche perché non è mai stato fatto presente e appunto questo comportamento di Choi, e nemmeno la moglie ha mai scoperto nulla. In ogni caso, spostiamoci adesso un po' più in avanti, andiamo nel 2020, e magari molti di voi si staranno chiedendo: ma che cosa ha portato questo Choi ad esplodere in un modo così atroce in quel momento? Non si sa esattamente che cosa sia successo, ma a detta della moglie sembra che fosse uscito per incontrarsi con E per chiederle se poteva prestargli una somma di denaro. Tuttavia sembra che non avesse quella disponibilità di fondi, e per questo motivo Choi l'ha strangolata e l'ha fatta fuori. È una cosa veramente terribile, però sembra che sia quello che sia successo. Quindi praticamente solamente perché questa E le ha negato appunto questo prestito, questo Choi è esploso e l'ha fatta fuori. Veramente terribile questa storia. Immaginatevi che questo Choi è arrivato anche a derubarla, di rubare ormai il cadavere di un suo braccialetto che le era stato dato dal marito, e poi questo braccialetto lo ha regalato alla sua moglie. Una cosa che comunque molti hanno sottolineato è: dal momento che questa E e la sua moglie erano particolarmente amiche, com'è che non ha mai notato questo braccialetto? E quando ha ricevuto questo braccialetto da Choi, com'è che questa sua moglie non ha sospettato di nulla? Non lo so, probabilmente viveva in questa situazione così strana la moglie che, boh, non si è fatta troppe domande, o non lo so. È veramente assurdo come questo indizio non l'ha fatta insospettire. Però voi immaginatevi che questo era un uomo che continuamente si presentava sul luogo del lavoro e anche davanti alla sua moglie come un perfetto angelo, come un perfetto marito, un perfetto collega. Quindi forse questo suo dover mascherare la sua vera personalità lo ha portato in qualche modo a, sapete, come se avete una pentola che bolle, voi potete mettere il coperchio, ma più questo fuoco continua a farlo bollere quello che c'è in pentola, più questo coperchio esplode a un certo punto. Quindi forse già per il fatto che quando era uno studente comunque delle superiori lui menava i suoi compagni che riteneva più deboli, magari adesso che ha avuto questa specie di, non lo so, interesse per queste donne che vedeva magari come deboli, per questo motivo ha scelto di farle fuori, perché si sentiva potente, si sentiva in grado di poterlo fare. Questa è veramente una delle cose che più mi spaventa, non so voi. Però questa è solo una teoria, se voi avete teorie diverse scrivetemelo qui sotto, perché sono veramente curioso come sempre di sapere anche che cosa ne pensate voi. Una cosa che però è emersa poi da indagini è che sembra che questo Choi stesse chattando con più di 100 ragazze allo stesso tempo, e sembra che questa ragazza B, la seconda ragazza che ha fatto fuori, fosse proprio una di queste ragazze con il quale lui stesse chattando. Non si sa per quale motivo, ma sembra che appunto questo Choi si sia ancora una volta abbia deciso di riversare la sua frustrazione e la sua rabbia nei confronti di questa ragazza B e l'abbia fatta ancora una volta fuori strangolandola. Choi ha detto di aver preso dei medicinali per la sua depressione e che non si ricorda il perché si sia comportato in questo modo. Ancora oggi non c'è alcuna spiegazione concreta del perché lui abbia agito in questo modo. La cosa che più, se vogliamo, differenzia questo killer da molti altri è il fatto che sembra che
non abbia tentato in alcun modo di occultare nessuna delle prove. Il fatto che, per esempio, lui si sia trasferito dei soldi sulla sua banca, infatti quel trasferimento di 500 dollari della ragazza E lo ha fatto lui dopo che questa ragazza l'ha fatta fuori utilizzando il suo telefono. Poi conservava i vestiti della ragazza B ancora all'interno del suo appartamento. Poi il fatto che avesse trattenuto i vestiti delle sue vittime ancora all'interno della sua vettura, e anche il fatto che si sia fatto beccare dalle telecamere di sorveglianza, che forse è stata una svista, però diciamo che è strano come tutte queste prove combacciano così bene. Forse voleva essere beccato, forse non ci ha pensato, non so quale sia la teoria più plausibile, sinceramente. Immaginatevi che un altro elemento che è emerso dalle investigazioni è il fatto che dopo che ha fatto fuori la ragazza E, ha utilizzato il suo telefono, oltre che per trasferirsi i soldi, anche per contattare un'altra ragazza, un'amica di questa E. Quest'altra ragazza non ha risposto al messaggio e per questo motivo questo Choi le ha telefonato e chiedendole appunto di venire a casa di E. Ovviamente questa ragazza non sapeva chi fosse questo ragazzo e per questo motivo non si è spostata, ma immaginatevi che cosa sarebbe successo a questa ragazza se magari avesse preso una decisione diversa, se magari quel giorno si fosse recata nella sua casa. Molto probabilmente possiamo speculare che sarebbe stata fatta fuori proprio come la sua amica. Immaginatevi comunque fare fuori una persona e subito, appena l'avete fatto fuori, cercare una nuova vittima. Quello che hanno indicato comunque vari psicologi che hanno cercato un pochino di ricostruire la personalità di questo Choi è il fatto che non avesse premeditato questi omicidi, a detta di questi esperti, e sembra che, come possiamo vedere, che fosse in grado di mascherare questa sua personalità o tenere sotto controllo la sua ira nei confronti delle persone per le quali lui poteva beneficiare qualcosa. Quindi se lui riteneva che se si fosse comportato come un angelo davanti agli occhi di determinate persone poteva avere qualcosa in cambio, lui riusciva a, diciamo, mascherare la sua vera personalità, ma nel momento in cui si rendeva conto che non avrebbe potuto beneficiare da queste persone, era lì che scattava qualcosa nella sua testa e quindi sfoderava tutta questa sua rabbia facendo fuori queste persone. La polizia ritiene che questo sarebbe potuto essere un killer che avrebbe fatto fuori tantissime persone, ma per fortuna è stato catturato in fretta e per questo motivo molte vittime si sono evitate. Sono state fatte fuori due persone, ma se non fosse stato beccato, molto probabilmente questo numero sarebbe stato molto più elevato. La sentenza che gli è stata data in tribunale è stato l'ergastolo, tuttavia se manterrà una buona condotta potrà essere rilasciato tra 20 anni. Penso che la morale di questa storia è che bisogna essere estremamente, diciamo, cauti quando si incontrano delle persone online, perché veramente non potete mai sapere chi vi andate a trovare dall'altra parte. Dopotutto, conoscete qualcuno online, ma si tratta di un perfetto sconosciuto, non l'avete mai incontrato, non sapete chi sia veramente. E inoltre non dobbiamo mai giudicare una persona dal proprio aspetto, perché magari una persona magari sempre sorridente, che sembra una persona veramente buona e generosa, non sempre è così. Vabbè ragazzi, questo era il caso di oggi e spero che questo caso vi sia piaciuto e grazie veramente tantissimo per essere rimasti con me e spero di vedervi nel prossimo video e vi mando un saluto da Seba. Alla prossima. Ciao.